24 migliori food truck d'Italia hanno festeggiato il primo Street Food Festival di Parma. I tempi moderni, la vita frenetica, hanno trasformato il momento cibo a una pausa sempre più veloce e facilmente fruibile, portando l'attenzione su una nuova tendenza molto originale, lo street food di qualità. Del tutto singolare questo Parma Street Food Festival, in quanto il cibo di altissima qualità e gourmet sono stati serviti su originali e bizzarri camioncini, ape car e furgoncini d'epoca riadattati per l'occasione. Dal 23 al 25 aprile, la città capitale mondiale della creatività gastronomica UNESCO ha aperto le porte alla prima edizione del festival, un evento organizzato da Confesercenti Parma in collaborazione con visitparma.com, Puzzle Puzzle e la coorganizzazione e il patrocinio del Comune di Parma. Tra gli ospiti alla presentazione ufficiale il 23 aprile, anche il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Finalmente anche a Parma uno street food festival, molto importante, con prodotti anche del territorio, ma soprattutto anche da fuori. Per una capitale della gastronomia come vuole essere Parma, il confronto è sempre importante, portare qua cibi da tutta Italia. L'Italia è la capitale nel mondo del buon cibo e Parma vuole esserlo per tutto il mondo. Per 3 giorni, Piazzale della Pilotta si è animata con 24 splendidi food truck selezionati in tutta Italia, che hanno portato la tradizione del cibo italiano di strada direttamente nel centro di Parma. Oltre a un'occasione per degustare il migliore street food italiano, quindi, il festival ha aperto le porte a spettacolari cooking show, laboratori, concerti, DJ set e spazi bimbi. Tra i protagonisti, Gigetta, la cucina vegana con canapa, BBQ Valdichiana, l'hamburger di Chianin, l'ape fritto, la Beer Bike Baladin, i churros, l'ape scottadito e altre eccellenze italiane del nostro territorio. Merende e aperitivi per tutti e 3 i pomeriggi, pranzi e cene nella suggestiva location di Piazzale della Pilotta, nel cuore della cultura parmigiana e nel verde cittadino. Infine, come vuole la regola del cibo di strada, ogni momento è buono per fermarsi a degustare uno spuntino gourmet e per i 3 giorni i food truck saranno operativi dalle 10 alle 24. A chiusura delle serate, i ragazzi di O Parlo Parmigiano, l'eclettico DJ Aldo Piazza e numerose band hanno allietato i partecipanti.